Gli esseri umani sono stati creati per porsi interrogativi sempre più complessi, più raffinati. In una società ormai evoluta, moderna, come quella in cui viviamo, ci bastano poche certezze. Ma ci sono enigmi che ancora oggi restano irrisolti. Dove finiscono i calzini spaiati? Perché alcune uova hanno due tuorli? Uova. Come suonano le uova? Eccoci tornati a un'altra puntata di questa saga che non finirà mai. Mike Borghese Audio. Bene, mi è arrivato un pacco da un iscritto e lo voglio andare ad aprire con voi perché secondo me all'interno c'è qualcosa di veramente fighissimo. Non funziona più il cutter! La lametta! Lama nuova, vita nuova. Sì, adesso sì che taglia. Bellissimo! No, ve lo devo far vedere. Houston, abbiamo un problema! Tutto stampato in 3D, che cosa sarà mai questo anello? Qua c'è una basetta stampata con un qualcosa di malleabile, flessibile, interessantissimo. Qua c'è un piedistallo con i suoi cosicchi a punte. Qua abbiamo una prima preview di quello che potrebbe essere. Molto molto rigido, molto molto figo. Mamma mia, se è resistente sta roba. Stress test, direi che lo supera a pieno. Sì, lo supera. E qua che cosa abbiamo? Che cosa abbiamo qua? Vediamo. Voi direte, che cos'è sta roba? Questa qui è la versione a forma di uovo stampata in 3D per le fai dattone. Chi di voi non ha voglia, non ha tempo, non ha la capacità di costruirsene in legno? Se le stampa in 3D è fighissima sta cosa. È bellissima, è qualcosa di spettacolare. Ed è anche leggerissima una roba del genere. Ho fatto una piccola chiamata con Alex, sia per presentarvelo, sia per descrivere in due parole, in modo anche divertente, le beghe che magari abbiamo trovato durante questo mega progetto. Vi lascio vedere questo piccolo pezzettino di videochiamata, tagliuzzato qua e là, per poi portarvi avanti nel video insieme a me, con il montaggio dello speaker sull'ovontone. Che si chiama? Ovontone, a forma di uovo. E crossover, misurazioni, confronti, tante tante cose fighe. Ciao Alex! Ciao Mike! Come va? Tutto bene? Bene, tutto bene, benissimo. Ascolta, ma io non ti ho mai chiesto, come ti è venuta l'idea di contattarmi per questa stampa? Io mi ricordo vagamente che me l'avevi scritto in una live, ma come ti è venuta questa idea? Ma perché io già ci pensavo, era un seme che non cresceva, che doveva sbocciare. Però era una cosa senza rischi, diventava a rischi zero, perché un prodotto che funziona, farlo diventare più semplice, più accessibile, perlomeno per quello che adesso è la stampa 3D, che ormai è alla portata di tutti. Anche perché ci sono tanti altri canali YouTube che ormai la stanno trattando. A me viene in mente per esempio Matley. Quante erano le stampe? Quante ne hai fatte alla fine? Credo 5-6 alla fine, perché poi se contiamo quelle morte una valanga. Contando anche il blackout. Le 15 ore, non ricordo quante ore di stampa, aveva attaccato un fogliettino, tipo una cosa così, che è volata, dicendo che il giorno dopo non ci sarebbe stata la corrente. Io non lo sapevo, perciò proprio fantastico. Genio! Ma volevo morire, io quando ho scoperto che c'era, che effettivamente già era programmato, volevo morire. Qual è stata la cosa che più ti ha messo in difficoltà nella stampa e nelle prototipazioni? Allora, la parte difficile è stata quella delle pendenze. Quando si va troppo fuori, chiaramente tutto crolla, quindi c'erano alcuni punti che superavano, anche se di pochissimo, quella pendenza massima che può tenere la stampante 3D. Perché poi noi abbiamo scelto di non voler mettere dei supporti esterni, proprio per non rovinare l'estetica. No, se li fai proprio super sottili, comunque la superficie ne risente, si perdeva il bello, deve essere una cosa, metti in stampa, finisce la stampa, prendi e utilizzi senza dover toccare proprio nulla, zero, deve essere quello. Questo è quello che ne è uscito fuori dopo mesi di progettazione, modellazione 3D, eccetera eccetera. Del modello 3D me ne sono occupato io per fare in modo che i volumi interni e la forma dello speaker siano corretti.
Una volta finito il modello 3D, lui si è occupato gentilmente della stampa, perché è molto più sgamato di me. Io non ho stampanti 3D in casa, lui sì, e ha fatto questo bellissimo... Ma va come scintilla, va che bella che... Bene, non mi resta che andare a montarci lo speaker e fare i test di risposta in frequenza. Voglio vedere come suona sta roba, perché secondo me suona da paura. Va bene, il filtro, come potete vedere, è collegato con un assorbente che lo avvolge bene. Non c'è da stringere troppo, basta che faccia presa la guarnizione. Ma anche il suo copri speaker, perché voi direte... Come un po' copri speaker? Sì! Vediamo un po'? Sì, è lui. Risultato professionale. Come si mette sta? Ma che roba, ma che figata! Misurazione fatta, andiamo a vedere come si comporta. C'è una discesa più ripida da parte delle ovontone rispetto che dalle faidatone. Questa cosa è data dal fatto che il volume è inferiore qua dentro. È una cassa con un volume più piccolo, vuole essere qualcosa di davvero super compatto e super versatile, ma ripeto, con un volume molto piccolo. Probabilmente la combinazione della forma del diffusore e il volume ridotto interno va ad ammorbidire molto la risposta in bassa frequenza. A livello di sibilanti e rilevazione delle sibilanti della voce, ciò che è molto importante all'interno di questa cassa, funzionano allo stesso modo e si parla di frequenze sopra i 5000 Hz. Rispetto alla fascia della voce più prominente, questa fascia qua presenta in entrambe le casse il bump sulle medie frequenze. Nell'ovontone questo bump è meno presente, è un po' più morbido. Nelle faidatone il bump invece è più presente, è più forte. Per questioni di diffrazione del suono all'interno dei diffusori, la forma che ha questo diffusore è molto meglio rispetto a tante altre, sia a livello esterno, quindi del pannello frontale che va a creare la diffrazione, sia per quanto riguarda l'interno e le risonanze date dalle frequenze che rimbalzano internamente al box. Questo box ha un volume molto contenuto, molto piccolo, permette di avere una risposta al transiente veramente super nitida e all'interno, mettendo del fono assorbente, permette anche di andare ad ammazzare tutti quei possibili rimbalzi di frequenze che ci sono. Tutte le robe brutte che succedono. La cosa super bella di questi diffusori, secondo me, le potete direzionare come volete. Le potete mettere in alto e puntare verso il basso, quindi sopra i vostri studio monitor. Le potete mettere sulla scrivania e puntarvele all'orecchio. Potete metterle in qualsiasi direzione. Nel momento in cui gli stampate, per esempio questo qua è di quel materiale plastico morbido, di cui non mi ricordo il nome, cos'è? TPU, una roba del genere. Loro come le mettete stanno, perché hanno il baricentro che cade proprio al centro. Altra cosa da dire sulla stampa è non avere paura di stamparla, perché comunque all'interno delle specifiche tecniche che io vi fornisco, della documentazione, ci sono anche tutte le cose scritte riguardo a come stamparla, temperatura del filamento, spessori, riempimento, c'è tutto quello che ci deve essere all'interno della documentazione. Davvero non vi preoccupate, non vi faccio avere dubbi. Si fanno bene le cose, io le faccio bene. Insomma, adesso facciamo un piccolo test AB con un microfono calibrato. Ho messo il microfono davanti al diffusore a una certa distanza, ho registrato delle tracce. Ovviamente questo non è un ambiente trattato, ovviamente il microfono non è perfettamente lineare e ci sono tutte varie possibili circostanze che potrebbero andare a falsare leggermente questo tipo di ascolto. Ma per darvi un'idea di massima di quella che è la risposta che hanno questi speaker, possiamo farlo. Vi metto anche in sovraimpressione la risposta in frequenza di queste, in modo tale da farvi capire qual è il loro scopo. Non aspettatevi una roba piatta, come già detto, queste devono essere molto critiche sulla voce e sulle sibilanti, e sono le fasce di frequenza dove infatti la risposta è più alta, la risposta è più sensibile. Sulle altre frequenze invece è più bassa, perché non è il loro scopo. Ogni speaker, ogni diffusore ha uno scopo preciso. Questo ha lo scopo di essere un mid checker. We'll be right back.
Ovontone, sono loro. I piani di costruzione, o meglio, i file per la stampa 3D, i file per il filtro crossover e tutto quanto, li trovate sul mio sito web www.mikeborgheseaudio.com. All'interno della sezione documentazioni, comunque sul sito web la trovate, è la prima pagina che si apre quando ci accedete, trovate anche tutti i file e la documentazione per queste. Quindi i vari stativi da mettere sotto, il copri pannello frontale, che sarebbe questo anello che si incastra per fare in modo che non si vedano le viti se non le volete vedere, e tutto il box per la stampa, il filtro crossover, eccetera eccetera, i link per acquistare i morsetti, perché ovviamente questo è progettato su questo tipo di morsetti che trovate su Amazon, c'è nulla di trascendentale da questo punto di vista, e comunque potete metterci dei morsetti a banana anche singoli che trovate online senza nessun tipo di problema. Tutto super facile, super economico, super bello. L'accortezza che vi do è: quando andate a montare i bulloni internamente, dato che si fissa con viti e bulloni, cioè con bulloni e dadi, non con le viti, perché non è che la viti la roba qui, cioè, ci sono dei bulloni. Quando fate sto lavoro, abbiate l'accortezza di mettere dell'attac sui bulloni in modo tale che loro internamente stiano fermi. Fate quindi prima una prova del bullone col dado tirato, gli mettete dell'attack per fare in modo che stiano fermi internamente, poi gli applicate il diffusore e glielo mettete. Dal punto di vista delle performance non è un problema avere un amplificatore economico, perché non ho questa grande richiesta sulle basse frequenze, di conseguenza risulta comunque molto nitida la risposta anche con amplificatori non troppo costosi. Gli amplificatori più costosi, che si comportano meglio sulle basse frequenze, che riescono a fornire più potenza, li utilizzo con impianti molto più ampi nella risposta in frequenza. Questo deve essere nitido sulle medie, e tendenzialmente gli amplificatori non fanno fatica a pilotare diffusori in quel range di frequenza. Con il mitico fono assorbente interno, quello Polyfill, se l'andate a rivestire, diciamo, le pareti o a inglobare il filtro crossover e l'elettronica, non si sente nessun tipo di rumore, assolutamente, completamente sorda. Stampatevela, costa poco anche, non... Quanto pesa una roba del genere? Non mi ricordo quanto pesa. Ve lo lascio qua quanto pesa. Comunque poco, vi basta una bobina di filamento, ma di brutto vi basta una bobina di filamento per stampare tutto quanto, Quindi... Andate tranquilli, ecco. Se volete vedere come è stato fatto il box, parlare un attimo di stampa 3D, parlare un attimo di quella che è stata un po' la progettazione e le difficoltà che abbiamo incontrato io e Alex nel progettare queste e nel realizzarle, andate sul canale di Alex. Ha pubblicato un video anche lui oggi, in contemporanea, dove vi fa vedere un po' di robe di stampa 3D, le difficoltà, un po' la sua avventura all'interno di questo progetto, che appunto è venuto fuori molto figo. Quindi non so, se siete appassionati di stampa 3D, lui è uno che smanetta parecchio, fa cose interessanti, andate a dargli un occhio. Bene, se volete supportare tutti questi progetti e l'andare avanti di queste cose che io metto a vostra disposizione per aiutare la vostra vita di tutti i giorni, se volete supportarmi potete o comprare semplicemente le progettazioni che faccio sul sito, o anche dalla descrizione passare per una donazione tramite PayPal, offrirmi un caffè, quello che volete voi. Lì ci sono tutte le informazioni per potermi supportare. Se pensate che questo video sia figo, che vi è piaciuto vedere un po' come funziona sta roba, la curiosità di vedere un box stampato in 3D, vi invito a iscrivervi per non perdere i prossimi video. E, non so, condividerlo, cose, quello che volete voi, davvero. Noi ci vediamo al prossimo video, dove non so bene di che cosa parlerò, ma ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!